Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television. Dopo un po' di tempo siamo tornati con Star Wars Force Attacks, serie Il risveglio della forza, ultimo e settimo film uscito di Star Wars. E come vedete abbiamo 5 buste che ci apriremo dopo la sigla. Eccoci tornati con le nostre 5 buste, ammucchiamole e spacchettiamo alla ricerca di nuove carte limited edition. Abbiamo fatto già due spacchettamenti di questa espansione, di questa serie, che vi linko nei commenti, e abbiamo trovato in ognuno dei due una carta limited edition, per fortuna diverse, anche se sarei disposto a scambiarle magari. Queste buste non si aprono perfette. Gli va bene, ok. Abbiamo un foglietto col regolamento. Poi abbiamo Soldato Artico che ci manca 74-77. Olè, The Finalizer 77-83. Queste carte sono tutte girate a casaccio. Pilota 81-80. Snap Wixley. Strono Cookie Togs. Strono, non ho detto altre cose. Strono, comunque è un 36-36. Poi Rey, carta 3D che possiamo appunto mettere come piedistallo. E Kylo Ren, carta descrizione. Bustina senza carte olografiche. Un po' triste, devo dire. Seconda busta. Poi, tra l'altro, le carte in 3D come questa che abbiamo appena trovato hanno una rarità alta, che è pari alle carte oro, e sinceramente questa cosa mi dà un po' fastidio perché non apprezzo questo tipo di carta, cioè, mi sembra quasi un gioco. Tenente Rodinon è uno abbastanza nervoso, già vedete della faccia, sembra Pietro Smusie. My name is Pietro Smusi. I kill everybody. X-Wing di Poe Dameron, che mi pare di aver già trovato. Poi 77-68 Major Bruns, Spia 54-37 Basin Nethal. Oh, finalmente una carta olografica. Droide 77-64 BB-8, che se non sbaglio avevamo già. E poi la carta descrittiva di Rey. Terza busta, questo spacchettamento non sta andando come previsto. Speravo di trovare carte migliori, ma fino al momento, beh, magari ci sarà il botto alla fine. Allora, Fleet Engineer 65-58, 67-71 Soldato della Sicurezza Guavian. Questo personaggio non lo ricordo neanche questo, sinceramente. Devo rivedere il film. Andiamo avanti con 75-79 Major Hemat, ma sembra Ian McShane, non credo sia lui però. Poi Cacciatore di Taglie Grumgar che abbiamo già. Vediamo la rara 120 X-Wing di Poe Dameron olografico e Poe Dameron carta descrizione. Sono rimaste due buste, vediamo un po' se riusciamo a migliorare il nostro rate e magari trovare almeno una carta oro che mancano. Vabbè, hai voluto tu. Olè, soldato imperiale, niente di più. Caccia stellare Ala X generico 67-77 ammiraglio 78-73 ammiraglio statura, vabbè. Poi
pirata Capitano Gitano. Ho visto un Rei, ho visto Rei, cacciatrice di rottami 97-95, carta oro, Rei. Abbiamo trovato una carta oro. E altra carta descrizione, Capitano Phasma. Ormai è diventato un foglietto inutile la carta descrizione, se ne trova una ogni busta. Il foglietto era un'introduzione, anzi no, è la checklist. Bene, una altra checklist non guasta mai, così una possiamo scarabocchiarla. Quinta busta. Squartiamo tutto. Voilà. Tecnico Mandetat 61-54. Sembra Sheldon Cooper di Big Bang Theory. Soldato 66-70. Soldato della sicurezza Guavian. Han Solo. Han Solo. Bene, bene, bene. 81-85 mi pare che l'avevamo già, però andiamo avanti. 82-74 Mazzcanata. Oh, questa è una carta, quella di prima mi sa che non era, no, questa non è una carta oro, mi ero sbagliato, ho visto 97-95, ho creduto fosse una carta oro e invece era una carta rara Star Wars, se non sbaglio. E qui abbiamo la oro perché si distingue dal bordo nero, guerriero con 96-97 ed è Finn di nuovo. Cioè ragazzi, ho trovato 3 Finn oro, vabbè, amarezza inside. Bene ragazzi, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!